Buongiorno a tutte e tutti, io sono Dario del Centro Sociale PEL. Non è tanto la gestione della sindemia generata dal Covid-19 quella che stiamo contestando, ma come il sistema capitalista applicato alla sanità e più in generale al welfare si stia dimostrando un fallimento. Le condizioni create da questo tipo di sistema stanno portando alla morte innaturale e prematura delle fasce di popolazione più fragili. Quel che è stato chiaro fin da subito nella gestione di questa emergenza sanitaria, soprattutto in quella che è stata poi ribattezzata seconda ondata, è che per la classe dirigente il bene primario da preservare fosse l'economia e non tanto la salute dei singoli e della collettività. Ciò è stato chiaro, ad esempio, quando sono state ritenute sacrificabili la scuola e le attività sociali non produttive, o quando si sono assecondati i bisogni di Confindustria nella schizofrenica danza del riaprire tutto o chiudere tutto. Dobbiamo allora provare a ripensare, a pensare un altro modo di intendere la salute, un modo che porti alla ricostruzione della medicina di prossimità, territoriale. E siamo qui davanti, infatti, proprio per questo, qui davanti al Sant'Antonio, e non basata sulla centralizzazione delle cure e l'aziendalizzazione che mette in competizione i sistemi regionali tra di loro. La salute è anche la tutela dei diritti fondamentali, però, come la casa, l'educazione, l'acqua, la costruzione di un modello di società più sostenibile dal punto di vista ambientale. In questa città, a partire dal consumo di suolo o dalla costruzione della quarta linea dell'inceneritore su cui addirittura si ragiona di utilizzarla per riscaldare il nuovo ospedale, il paradosso. Questo è il momento per ripensare e costruire il welfare di domani su basi di giustizia sociale, giustizia di genere, ambientale e climatica. Va assolutamente evitato che le risorse che saranno rese disponibili con il Recovery Fund per la sanità vengano utilizzate solo per aumentare il numero di posti letto e strutture ospedaliere, e siano invece indirizzate anche per ricostruire il sistema di sorveglianza e l'operatività di dipartimenti di sanità pubblica e della medicina territoriale. Una sanità che sia realmente un bene comune. Vogliamo poi gettare infine più in là il nostro sguardo, aspirando non solo alla sanità, ma al concetto più ampio di salute come bene comune, opposto al modello ospedale centrico dove si cura la malattia senza pensare al benessere della persona. Ciò significa garantire l'accesso all'acqua, la sovranità alimentare, la redistribuzione delle risorse alimentari, la riconversione degli investimenti energetici, l'abbandono delle fonti energetiche fossili e la fine della prevaricazione di una specie animale sulle altre, come nel caso degli allevamenti intensivi di animali nell'industria agroalimentare. Completamente stravolta quella che è la programmazione che è stata fatta prima del Covid. È una cosa che è inconcepibile, eppure così è. Guardate solo, per esempio, quanto è stato parcellizzato in tutto il Veneto lo IOV, che una volta era un'eccellenza padovana, che adesso per giustificare le scelte di project financing a Castelfranco o altrove o Schiavonia viene distribuito in tutto il Veneto senza concentrare qua, che avrebbe il suo senso maggiore, un'esistenza di ricerca in questo senso. Quanto diceva per esempio Gianni Sbrogiò prima rispetto alle difficoltà che troviamo al muro di gomma che anche noi come consiglieri ci siamo trovati ad affrontare, per esempio per risolvere i problemi legati a una scelta popolare. E quindi dobbiamo ripensare alla presenza pubblica. Siamo molto felici di essere riusciti a concepire la Smart City. Pensate a cosa vorrà dire avere 7 linee del tram rispetto a quando non c'erano. E impegnare su questo anche l'opposizione che si pronunci, che dica che dopo, se vanno su loro al potere, la tolgono questa cosa. E per ultima, noi lo sappiamo qual è il peccato originale della sanità. È avere costruito un'azienda che premia i manager per i soldi che risparmia invece che per le vite che salva. E questa è una cosa che oggi più che mai è una cosa che dobbiamo ribaltare fino in fondo. Quello che noi facciamo sono interventi di mutualismo, di solidarietà, ovvero cercare di aiutare tutte e tutti e di stimolare l'aiuto reciproco. E anche noi, come Look & Care, abbiamo sentito il bisogno e la necessità, e siamo qui per supportare il bisogno e la necessità di una sanità pubblica, perché entrando tutti i giorni a contatto con le persone ci rendiamo conto, che non è posticipabile questa cosa,
E niente, quindi siamo qua appunto a supportare il presidio. Bene, grazie. Brava.